Ho chiesto di parlare per invitare il Consiglio a prendere un po' più in considerazione la protezione della natura. Io la chiamo protezione del creato, di cui oggi si è parlato poco o nulla. I giornali sono pieni delle manifestazioni dei giovani della settimana scorsa. Probabilmente saranno delusi perché la protezione dell'ambiente, del creato, discende dalla limitazione del consumismo, il che significa cambiare stile di vita. Non per niente tutte le manifestazioni che sono avvenute nel mondo cosiddetto sviluppato, in India, in Cina, in Sud America. Non ci sono state perché quelle popolazioni, quella gioventù vorrebbe raggiungere lo stesso livello di consumismo che viviamo noi nel mondo sviluppato. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati durante le ere geologiche. E la differenza odierna è che invece che avvenire in migliaia e migliaia di anni, stanno avvenendo in poche decine di anni. La seconda differenza è la presenza dell'azione antropica dell'uomo, che consuma le energie e le disponibilità del pianeta in maniera selettiva. La maggior parte del consumo di energia avviene nel mondo cosiddetto sviluppato. Se anche l'altra parte dell'umanità, circa 6 miliardi di persone, volessero vivere allo stesso livello del nostro mondo sviluppato, le sostanze e le energie sarebbero, rapidamente esaurite, il mondo, sarebbe inquinato chimicamente, termicamente e anche dal punto di vista etico-morale. Questi giovani si dovranno convincere e saranno delusi che per proteggere il creato dovranno cambiare stile di vita, che significa meno cellulari, meno motorini, meno aria condizionata, meno riscaldamento, meno automobili, perché le poche risorse rinnovabili possono bastare per tutti. Mi dicono che sono un sognatore, il popolo della famiglia potrebbe iniziare una comunità in cui questo stile di vita possa essere di esempio, altri movimenti come Casa Pound o i centri sociali già lo fanno. Ovviamente lo spirito sarebbe uno spirito cristiano, in cui la parola d'ordine non è il consumismo, ma è la condivisione. Grazie. Grazie. Grazie di aver messo lo sgabello. No, penso che li vedo. Allora, io Pensiamo a tutto. sono molto concreta perché sono una mamma di 4 figli e mio marito fa l'operaio, quindi arriviamo al sodo. Brava. Ho 3 proposte per trovare nuovi militanti e per raccogliere un po' di soldi perché sennò non ce la facciamo, cioè io almeno non ce la faccio. Uno, i viaggi del PDF. Fare dei pellegrinaggi oppure viaggi laici a seconda delle persone che andiamo a coinvolgere, se sono parrocchiali o meno, e dove andremo a parlare dei temi etici che abbiamo sviluppato, che conosciamo benissimo, per i quali noi qui a Roma stiamo realizzando delle slide, in particolare Anna Cavallo sta facendo delle cose fantastiche. Per far conoscere alle persone quello che sta succedendo, perché moltissimi non sanno nulla. Poi, se volete, vi spiego come l'ho pensata questa cosa. Al ritorno del viaggio,
si cerca di coinvolgere le persone, di sapere come la pensano loro su questi temi, se erano già a conoscenza o meno, e poi alla fine si prende numero di telefono, nome, cognome, email e si tiene il contatto. Due, Facebook secondo me deve essere utilizzato in modo più interattivo. Io ho sperimentato un metodo con il quale contatto le persone che vedo che sono preparate sui nostri temi, che sono coinvolte, che magari fanno parte di associazioni cattoliche, insomma, che conosciamo bene, e li contatto personalmente chiedendogli se vogliono entrare, se vogliono conoscere il gruppo del popolo della famiglia della loro città, sapendo anche che magari nella loro città non esiste, però insomma poi in qualche modo si fa. In questo modo ho dato oltre 50 numeri di telefono a militanti di tutta Italia. Se lo facessimo tutti, penso che scoppierebbe di salute il popolo della famiglia. Tre, qui non mi tirate i pomodori, eh? Raccolta firme per turnazione dei lavoratori domenicali. Allora, le persone che lavorano, gli italiani che lavorano la domenica nel settore commerciale sono 5 milioni su un totale di 60 milioni di italiani. Quindi stiamo parlando di circa l'8% degli italiani, una cosa molto, molto maggiore rispetto alle persone che potevano usufruire del reddito di maternità. Considerando che la metà delle persone, degli italiani, sono andati a votare, parliamo di una cifra come il 16% delle persone. Quindi potremmo raggiungere veramente tantissimi italiani, farci conoscere e poi attirarli a noi, o semplicemente farci votare. Basta così. Grazie. Federica Lupi, si prepari Serafina Geraci. Serafina? Sì, io ho ascoltato tutti gli interventi e mi veniva in mente, quasi mi vergogno di fare il mio, però ecco, ormai l'ho scritto. E comunque sia... Niente fazzoletti oggi, però un piccolo aneddoto mi è venuto in mente vedendo, insomma sentendo, quando, non è il microfono, vabbè, la penna. E io sono un'organizzatrice di viaggi e di eventi, quando, a microfono, ma... E quando mi capitavano delle ragazze che venivano a chiedermi se potevano lavorare con me, mi dicevano sì, io vorrei fare tanto la wedding planner, sono tanto romantica, i veli, le cose. E a me veniva in mente, ma questa ce l'avrà in mente che è una wedding planner, pensa ai bagni, dove vanno queste 200 persone a fare la pipì? Questo purtroppo è è il senso del mio intervento, perché di questo si parla, i veli, i fiori, i confetti, sì, una vera wedding planner pensa, queste persone materialmente come fanno a stare bene 6-7 ore in un pranzo? E quindi adesso vado a leggere. Allora, io ero nel gruppo 5, promozione territoriale e organizzazione PDF, e l'idea del CAF PDF, dove CAV sta per centro aiuto alla vita e CAF centro aiuto alla famiglia, è la mia. Ho sentito un brusio mentre si diceva questa cosa qui, vorrei spiegare come ci sono arrivata, anche perché detta così pure a me sembra quasi una fesseria. Comunque, la mia esperienza è questa: io aiuto Padre Solomon nella parrocchia, e nelle parrocchie e nei nostri ambienti di riferimento comunque ci conoscono in pochi, e quelli che ci conoscono ci guardano con sospetto. Secondo me il sospetto nasce, può avere due cause questo sospetto. E fondamentalmente quelli che ci conoscono di nome sono i cattolici già politicizzati, che temono che andremo a mangiare nella loro già esigua mangiatoia, oppure quelli che si imbattono in noi ci considerano grillini cattolici a caccia di voti facili, insomma degli opportunisti. E più volte in parrocchia mi è stato rimproverato che la politica con la religione non c'entra nulla. E tante volte poi vai a spiegare, si apre il mondo, dovresti stare a spiegare che la politica c'entra in tutto, che se tu non ti occupi di politica, la politica si occuperà di te, e così ci offriranno su un piatto d'argento Bibbiano, Cappato, tante.
Qui da qui è venuto questo barlume, l'idea del cavallo di Troia, con la stessa tecnica di, appunto, di Cappato col povero Fabo. Però c'è una differenza sostanziale tra il nostro Cav-Caf, che non sarebbe proprio un cavallo di Troia, sarebbe una vetrina veritiera di quello che vorremmo ottenere se ci dessero una possibilità. Io credo che sia inutile cercare di combattere ad armi pari con chi fa politica di mestiere. Del gap culturale io mi sono resa conto, senza nessuna possibilità di reagire, durante le elezioni regionali in Abruzzo. Siamo stati traditi e fagocitati il giorno prima di presentare la lista. Noi avevamo le firme, quindi ancora più le famose lacrime. Quindi, e questi hanno agito con una freddezza e un cinismo che gente come noi mai potrà raggiungere. Quindi io dico, CAV e CAF del PDF, ma a livello centrale nazionale. Cioè, ricordate le buonanime dei circoli Forza Italia agli inizi degli anni 90? Questi CAV-CAF sarebbero dei gazebo permanenti. Praticamente il tempo che adesso abbiamo a disposizione per il PDF, lo mettiamo a disposizione per il PDF CAV-CAF, e ci cercheranno le persone per risolvere i problemi che sono nostri cavalli di battaglia, le fondamenta. Quello che dico io, tutto centralizzato ovviamente da Roma, perché non ci possiamo improvvisare completamente, quindi commissioni che ci dicano come si fa ad aprire e gestire soprattutto un centro che affiancherà ogni circolo PDF. Un grandissimo aiuto sarà il volontariato, come dicevamo prima, siamo tutti volontari qui e in Italia si brilla per il volontariato. Credo che ottenere ore di volontariato per una cosa concreta come salvare un bambino dall'aborto, aiutare una donna a non abortire, aiutare la prima infanzia, aiutare i familiari dei malati che chiederanno l'eutanasia, sarà più facile chiedere volontariato per queste ore piuttosto che per divulgare le nostre idee e cercare di cambiare culturalmente la società. Dimostriamo con le opere chi siamo e cosa vogliamo per la società. Cambiare la società ed essere votati sarà un utilissimo effetto collaterale. Bravissima. Ciao a tutti, è molto bello stare qua, devo dire, questi giorni. Partecipare insieme a voi. Io vorrei proporre due indicazioni a tutta l'Assemblea e alla Presidenza. In questo periodo, in questi ultimi mesi, con davanti un congruo tempo per poter pianificare, insomma, un po' un lavoro sul territorio. Pensate che il territorio di Roma è molto grande, però allo stesso tempo è suddiviso in 15 municipi, quindi ci troviamo di fronte anche a una segmentazione. Ciascun municipio sono circa 300.000 persone, quindi un lavoro insomma, immenso, anche se ci sono 50 persone, diciamo così, che hanno contribuito in quest'ultima fase della vita del PDF, durante tutta la parte di raccolta firme del reddito di maternità, insomma, fino alle elezioni europee, a creare un volume di presenza su strada molto significativo, ci siamo tutti resi conto che per poter intervenire in maniera ancora più significativa, e già lo è stato tanto ad oggi, ma ancora più significativa su tutti i 15 municipi, possiamo darci un obiettivo, dire che questi, come diceva Guido prima, questi 50 militanti operativi diventino 100, cioè raddoppiarli nel giro di un anno. Allora ci siamo interrogati, Roma Nord, dove ormai ci sono due circoli, dopo le elezioni del terzo municipio sono nati due circoli, quindi è un territorio un po' più presidiato, in maniera più articolata. Ci siamo riuniti recentemente, sono prima dell'estate, abbiamo pensato come facciamo a moltiplicare, sono tante le ricette, ne abbiamo pensate due, queste propongo. Una ricetta molto semplice che abbiamo sostanzialmente poi preso da tanti altri partiti, che però ha un senso molto specifico, e cioè quello di dire, interveniamo prima su una classe di persone che è esattamente il gruppo di persone che non è entrato nel circolo perché qualche tipo di blocco nell'entrare in politica, non convinzione, paura, chissà che altro, forse anche semplicemente ne sa poco, e che però ha comunque la faccia di entrare dentro una chat territoriale, appunto, di municipio, che si chiami Amici del Popolo della Famiglia, per esempio del 15° municipio. Questo è uno strumento molto valido per tutte le nostre amicizie. Tra l'altro a Roma, dovunque si abiti, qualcuno magari conosce una persona al 15° municipio e la può invitare, e così via per tutti gli altri. Diciamo, intervenire su questa serie di persone con un obiettivo molto preciso, quello di informarle con uno o due post a settimana, che non siano girare un link, ma sia dare un'informazione. Il popolo della famiglia sta andando da Bassetti a partecipare con la fotografia. Cosa ha detto Bassetti? Siamo d'accordo o non siamo d'accordo?
il popolo e la famiglia sta facendo dei banchetti, volantinaggio contro questo, contro per esempio sul tema dell'eutanasia, oppure il popolo e la famiglia ha fatto una proposta nel tal municipio o nell'altro, insomma dare un'idea plastica alle persone senza scocciarle, annoiarle troppo, quindi uno o due post a settimana, di tutte le attività che facciamo per dare una visibilità a un gruppo di persone che sono le prime che potrebbero entrare nel popolo della famiglia. Non so se questo è replicabile in altre parti d'Italia, però è una esperienza che stiamo mettendo a frutto e che vorremmo proporre. E l'altra cosa invece che abbiamo pensato è quella di poter creare una raccolta, diciamo, di dati, soprattutto di email principalmente, come fanno anche altri partiti e tante associazioni politiche, per poter informare tutte le persone in un'altra modalità che è molto diversa dal messaggio quasi mordi e fuggi, ma che è un po' più, diciamo, ragionata, e che sono delle newsletter da poter inviare in maniera targetizzata a, per esempio, le persone solo di un municipio piuttosto che di tutto il comune o della regione, in funzione poi, diciamo, un database sostanzialmente da costruire per poterlo utilizzare in futuro, che possa raccogliere insomma più alto numero di persone possibile. Per fare questo ci siamo scontrati, pur pensandolo a livello locale, con una questione di legge di privacy. Allora, dovendo affrontare questo tema, ci siamo detti, ma nel momento in cui mettiamo in piedi una piattaforma che tecnicamente, grazie all'ottimo lavoro di Marco Ronchini, è già pronta, l'abbiamo provata, però per metterla in esercizio sostanzialmente si richiede che sia conforme a tutte queste normative. Allora ne abbiamo parlato, abbiamo proposto una mozione che adesso vi vorrei leggere, di poche righe, perché messa in piedi questa piattaforma potrebbe essere utilizzata in realtà raccogliendo, fatemi fare un esempio, i dati di nome, cognome, indirizzo mail e comune di residenza. Il giorno che ci saranno le elezioni a Rimini potremmo avere, non so, 100 mail di persone di Rimini. Tenete conto che la mail è una cosa che tante persone danno senza grandi problemi, perché non crea problemi di stalker, tra virgolette, come il telefono, no? Di stalking. Quindi, e quindi si potrà utilizzare anche a livello nazionale nel caso in cui andasse avanti. E la mozione è la seguente: creazione di una piattaforma informatica per invio massivo newsletter e messaggi. L'Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia manifesta l'intendimento di realizzare una piattaforma informatica di raccolta dati e di invio newsletter via mail come strumento di informazione politica verso militanti, simpatizzanti ed interessati. L'Assemblea accetta che il Movimento sia titolare del trattamento dati e delega alla Presidenza del PDF ad individuare uno o più militanti che si occupino di questo ambito secondo quanto previsto dalla normativa sulla privacy. E con questo vi lascio. Grazie. Buongiorno a tutti, Giovanni Passali di Roma, mi occupo in genere di economia e quindi ho pensato che questa fosse l'occasione di rispondere subito alla richiesta fatta, quindi di presentare, dare una presentazione che ovviamente è una mia proposta ed è un esempio delle tante cose che si possono dire e potremmo utilizzare per spiegare meglio quello che può essere la nostra idea di economia. E quindi vi presento questa ipotesi di piano finanziario per l'Italia. Molto rapidamente, perché sapete che il tempo è poco. Non siamo un paese spendaccione. Questo è il grafico della spesa pubblica. La linea arancione, giallina, è quella dell'Italia, l'altra è quella della media dei paesi europei. Quindi vedete che non siamo un paese spendaccione, è una menzogna che dobbiamo sradicare. Questi sono tutti dati e tabelle prese o dalla Banca d'Italia o dal Ministero del Tesoro, quindi sono dati ufficiali. Non voglio dire sono dati veri, perché forse si esagera, ma sono i dati ufficiali. Questa è la spesa pubblica direttamente legata alla produzione di servizi in percentuale del PIL. Come vedete, siamo allineati alla media degli altri paesi. Avanti. Costo degli interessi. Questa è la spesa pubblica per interessi. Come vedete, parte questo grafico dagli anni 90 e la nostra spesa storicamente per interessi è più alta degli altri. Ma bisogna capire come viene utilizzata questa spesa per interessi, perché sembrano soldi persi. In realtà è un ragionamento che bisogna spiegare. Chiaramente qui in mezzo c'era il costo dello spread, quello che viene oggi chiamato spread. Prima non esisteva, poi si è scoperto che esiste lo spread.
Ora, il costo per lo Stato è dato dai titoli di Stato che hanno una diversa tipologia. Qui voglio farvi vedere rapidamente che la grande fetta oggi, questi sono dati del 31 agosto 2019, è dei BTP, che sono il 31%. Gli altri sono queste due piccole fettine che ci interessano. POT 5%, CCT 6%. Quindi 5 più 6%, 12-13%, ok? Avanti. Questo è il grafico del 1990, quindi sono circa 30 anni fa. Ecco questo che era il 70%, cioè oggi è il 70%, questo era 15%, CCT 41%, BOT 31%, quindi siamo intorno al 72-73%. Che differenza fa questa? Qui riassunto in una tabella, no, torna un attimo indietro, scusa. Freccia sinistra, ecco, troppo, avanti. Quindi BOT e CCT 90-73%, oggi 15%, i BTP, quelli su cui ci viene fatta l'accusa, lo spread è alto, una volta erano 15% e oggi sono 71%. Allora la domanda è, ma perché ci siamo messi a vendere ciò che diventa un'accusa nei nostri confronti? Ma soprattutto, perché una volta, perché tutto viene passato come un'informazione negativa, ma una volta, il grafico avanti, una volta quegli interessi finivano nelle tasche delle famiglie italiane. Cioè, il costo per lo Stato era la nostra ricchezza. Oggi questo maledetto spread finisce in tasca agli stranieri. E che si ricomprano, sono contenti perché l'Italia è un paese solido. Andiamo avanti, uscita dalla crisi. Andiamo a questo punto sui principi per cominciare. Visto il quadro, tentiamo di vedere una soluzione. Tre principi. La doppia natura individuale e sociale del denaro. Secondo principio, il lavoro è superiore al denaro. Terzo principio, che sottende a tutta la dottrina sociale della Chiesa, ma è stato affermato ultimamente, il principio di gratuità. Questo è il dettaglio con le citazioni di vari principi, vai pure avanti, anche questo andiamo avanti, anche questo andiamo avanti. Il denaro deve servire e non governare. Avanti. Allora, queste sono le proposte concrete che immediatamente possono aiutare sostanzialmente la nostra sovranità, che è un concetto molto più ampio di quella monetaria, e quella monetaria non implica automaticamente l'uscita dall'euro. E quindi questa è la prova di cose che possiamo fare, e il passato governo presunto sovranista non ha fatto, e sono cose che aiutano sostanzialmente la nostra economia e le casse dello Stato e la crescita economica. La divisione tra banche che si occupano di speculazione e banche che si occupano di investimenti, smetterla con i BTP per aumentare BOT e CCT, questo per rendere inefficace lo spread, ancora avanti, lo stesso per favorire gli investimenti delle famiglie, limitare i fondi stranieri, quindi con una mossa otteniamo due effetti positivi, ancora avanti, recuperare la sovranità monetaria senza uscire dall'euro, cioè osservando il Trattato dell'Unione Europea, articolo 128 in particolare, e le direttive dell'Unione Europea, che si occupano di una moneta che si chiama euro. Se ci inventiamo un'altra cosa, la BCE ha già dichiarato che non è materia sua. Quindi strumenti tipo mini bot, che non hanno fatto, credito fiscale, che se ne è parlato, ma sono tutti strumenti utilizzabili, che all'estero qualcuno comunque ha cominciato a utilizzare, e che possiamo implementare non soltanto a livello nazionale, ma anche sul territorio. Andiamo avanti. La Banca Centrale Europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconoti in euro all'interno dell'Unione Europea. Avanti. Valute virtuali non sono di competenza. Questa è una direttiva del 2018. L'Unione Europea, con una direttiva, si è espressa dicendo che le valute virtuali non sono di competenza dell'Unione Monetaria. Andiamo avanti. Le valute locali, note anche come monete complementari, che sono utilizzate
in ambiti molto ristretti, quali una città o una regione, entro un numero limitato di utenti, non dovrebbero essere considerate valute virtuali. Quindi abbiamo tre tipologie: euro, valute virtuali e monete locali, riconosciute dall'Unione Europea. Andiamo avanti. Se è andato indietro, andiamo avanti. Ok, quale moneta? Mini botte, CCF e monete complementari locali. Queste sono le soluzioni attuabili, che poi bisogna studiare localmente come applicare. Andiamo avanti. Esempi avanti. No flat tax, ma low tax, con abbattimento dell'IRPEF del 30%. Sì, è un impatto di 35 miliardi. Oggi la natalità delle imprese è il 7%, la mortalità delle imprese è quasi il 9%. Ditemi voi se un'economia del genere può andare avanti. Stiamo morendo lentamente. Spesa per infrastrutture, erano nel 2008 23 miliardi, oggi sono 15 miliardi. Questi sono soldi che bisogna mettere, e bisogna mettere non potendo utilizzare l'euro, oppure potendo utilizzare l'euro o con i certificati di credito fiscale. Accise e carburanti, con uno sconto del 50% diamo un impulso a tutta l'economia che fa circolare i beni, pazzesco. Costo 15 miliardi, stima crescita del PIL 25 miliardi, sono tutti saldi positivi perché la nostra economia è fondamentalmente sana. Andiamo avanti. Reddito di natalità, questa è un'idea che mi è sorta vedendo un attimo i dati statistici su quelle che sono la composizione delle famiglie. Non andiamo nei dettagli, andiamo avanti. Scusa, un attimo indietro. Questa è rapidamente nel dettaglio l'ipotesi: 200 euro per il primo figlio, 400 per il secondo, 200 per il terzo, così tutti cercano di posizionarsi tra il secondo e il terzo, che è quello che fa crescere la popolazione, e poi comunque ulteriori contributi per figli successivi, anche perché i calzini si riutilizzano, no? Quindi non c'è bisogno. Io ho 4 figli, quindi parlo per esperienza. Andiamo avanti. Costo totale dell'operazione, senza entrare nel dettaglio, 56 miliardi. 56 miliardi, sembra una cifra stratosferica, no? 56 miliardi, dove li troviamo? Ma guardate che quando parliamo di queste cose, per esempio il quoziente familiare, se parliamo di 4.000 euro per 30 milioni di famiglie, stiamo sui 120 miliardi. Se parliamo di quello che è venuto fuori all'interno del PDF, il Piano Nazionale della Famiglia, più o meno il copia e incolla di quello di Orban, giustamente, perché quando una cosa è sana bisogna prenderla, il piano di Orban calibrato in Ungheria è qualcosa che equivale al 5% del PIL. In Italia 5% del PIL fanno 90 miliardi, quindi queste sono le cifre da mettere in campo. Vabbè, credo di aver fatto capire che cosa si può fare. Grazie.